ragazzi, invece adesso lo fida a me. Come state? Come è cominciato la nuova settimana? No, sto dicendo una mia. Sigla! Allora ragazzi, fa caldo, ma sì, finalmente tra poco ci rivedrete e o in canottiera e o nudi, perché ha fatto speriamo caldo. Dio, non penso che abbiate problemi se ci vedete con la panza di fuori. Beh, come la roba di Amica Pusher. Esattamente come quella reaction. Sì. Se non ve la ricordate, andate a vedere Night, che abbiamo avuto ospite qualche tempo fa, forse un mesetto fa. Dopo il suo primo pezzo, Gli occhi da tigre, che è uno dei pezzi che mi pompa ancora adesso. Facciamo Gli occhi da tigre. Ancora, che era bella, la rifacciamo. Mette che mi fa schifo. Ho anche io questa paura. Volevo fare le storie con sé, un coglione. È un coglione, tanto c'è Schioffi, che è altro Schioffi. Coglione. No, produzione 3D e Schioffi. Ci eravamo lasciati con un grande quesito, e cioè riuscirà. Più minchia, quello era il quesito. Non è il grande quello quesito. Quello era l'altro degli quesito. Arcade. No, quello era l'altro. Ho capito. Riuscirà Night ad avere lo stesso standard dell'altro pezzo? Senza dissare e cadere nel disso tutti alla Inoki? Bravo. Non lo so. Andiamo a vedere, tutti quanti mi hanno detto che è una bomba. Ma non ci crede nessuno. Io non ci credo, per esempio. 23esimo. A che cosa? A te. A lui. A lui stesso. Anche 23esimo in tendenze, produzione 3D e Schioffi. 23. Purtroppo. Schioffi. Via. Vittor Gonico, bravo. No, è 21, 21. Yeah. La verità è che sono uno sfigato. Ti dico di fare due tiri e non ho sfidato. Vorresti non fossi nato, però sono ostinato. Deore l'avevo pronosticato. Prima trovarlo, bello. Sa che solamente io so darlo. Bella l'outfit, eh. Ci viene la bandiera dell'Olanda. Bravo. Hai fatto musica di merda io. Yeah, fai emozionante ritardato, dai. L'altro di che bello. Ah, Pikachu. È una bella fusione tra la nuova e la vecchia. Un abbraccio a mio fratello mister. Per notizie sono fuori. Guarda come sono fuori. Oh, quanto mi piacciono queste cose, ma quando ti ama la gente un cazzo. Mi conosce e mi fa un applauso. Ma non sono scrausa. Barca troia. Perché non arriva tutti e lo vorrei troppo. So che non sono io, ma lo voglio dire nero per dire se mi senti non sei solo. Non è nero? Ci potessi tutta solo quando nessuno di voi ci credeva. Ah, bello, bravo. Sempre solo, poverello. Il tornello mi piace un sacco. Però lui piace anche il piccione. Ha reso la maglietta, il tipo. C'è la folla fuori, guarda. Cazzo, che bello, bravo. E quando? Da quando lo fanno bene. Raptus, volume 3. Quindi arriverà a breve il disco. È infatti in autunno. Mattia Ritella. Beh, il video quello era. Normalissimo video. Per accompagnare la canzone. Bello sto pezzo. Quando la qualità del rap si alza, comincia a tornarmi la voglia di ascoltare un genere. Sì. E ripeto, Night. Scusco. No, sono per dire Schioffi. E ripeto, scusco. Così a caso. Night è uno di quelli che mi ascolto realmente sempre. Vogliamo andare a leggere il testo, vedere che cosa ha detto? Sì, sì, che sì, gli ha tirato un paio belle. Sì, c'erano qualcosa. Allora, molta roba riempitiva. Non mi piace un cazzo. Quando la verità è che sono uno sfigato. Sì. Ti dico di fare due tiri e non ho aspirato. Ha, mi vuoi uccidere? Mi vuoi uccidere? Metto l'abito che ho stirato. Ricordi quello della donna, della tua donna, io l'ho sfilato. Vabbè, questa è ti scopo la donna. Però è carino il fatto sono lo sfigato. Cosa che è difficile trovare ultimamente. Dici, vabbè, oh, noi siamo. Vabbè. Vorresti non fossi nato, però sono ostinato. Devo vedere mille posti. Vado, non vedo, costi pago. Vado e pago, quello che pago, pago. Va bene. Okay. L'ho spiegato. Io sono migliore, l'avevo pronosticato. E qua, però, già, ora che non va più di moda far rime e avere cose da dire, ti giuro che io sarò meglio. Bravo, cacchio. Non va più di moda. Ma sai cosa non va di moda? Anche la tuta che avevi. Come cazzo? La bandiera, sai quelle che mettono sopra i tramezzini dell'Olanda? Che buoni. Mezzini, quel pane bianco. No, però ho letto un post su Instagram che diceva che è una tuta fatta su misura per lui. Sì, cazzo. Se ti piace. Meno male che l'ha fatta su misura per te e basta. Meno male che se no. Giro. Tu fai musica per fare aperitivo da divo. Dov'è? Figo. Okay. Tu fai musica per fare l'aperitivo da divo. Che figo. Con una che ti tocca l'uccello. Solo che devi prima trovarlo, bello. Sì, perché sai, quel tastecino di rapper ricchioncello. Sai che solamente io so a darlo a tempo. Night, come fai? Dai, Fresh, un martello. Vabbè. Vuoi che vieni in maschera? Ecco il mantello. Ho fatto due dissing. Mi hanno minacciato di farmi fuori. Cosa? Ma questa è una frecciatina a qualcuno con la maschera? Vuoi che vieni in maschera? Ecco il mantello. Chi ha la maschera? MC Cavallo.
Sì, ah, non Junior solo. Kelly. Junior Kelly potrebbe essere. Ecco il mantello, ho fatto due dissing, mi hanno minacciato di farmi fuori, mai visti. Vita d'artisti. È vero, anche noi continuano gli haters. Spesso. La tua faccia, Christy Mac. Ti sento e mangio un crispy al Mac. Fa schifo il McDonald's, ti avvelena. Sì. C'è più rap in un pezzo di Battisti e Neck. Che quello che dicevamo l'altro giorno. Tu che non dissi me, non hai testi, sono spessi come fogli. Se mi rispondessi, cazzo, sarei la tua eclissi. E comunque io non voglio dirti, però, questa cosa l'abbiamo pronosticata un mese fa. E cioè che nel pop ci sono più contenuti dei testi rap di questo momento. Molto di più. E quindi, cioè, sono contento che Night abbia la stessa nostra visione. Non ho mai detto quello che non penso io. Non ho mai fatto musica di merda io. Non ho mai. Fre. Mi chiedi di roba? Quanta ne ho? Botto. C'è la folla fuori, guarda. Un fotto. Sto cambiando il gioco, io sto cambiando le parole del testo. Tanto sì, non... è vero, perché stai cambiando? Perché è un gioco, è il stupido gioco del rap. Ok, mi sa che non sai chi è il vero... Ah, c'è un'altra strofa? Mi sa che non sai chi è il vero 8055... Tu non sai cyborg venuto dal passato per cagarti il cazzo. Dai, 8055 è un cyborg, sì, ho capito. Un abbraccio a mio fratello mister, per la strada, nella strada finché finalmente daremo belle notizie. Bello. Bello. Solo cuori, guarda come sono fuori. Sempre, perché quando ti ascolto penso solo muori. Minchia, bene. Comunque è diventato un mostro qua. Sì, vabbè. Ho mille contenuti, ma la gente un cazzo. Bravo. Meglio che rappo contro un rap perché fa hype. Yeah. Hai capito, cioè, sì. Ripetendo il dissing dell'altra volta, cioè il dissing di prima ha fatto più successo di quando porto il tuo contenuto. Contenuto reale, figo. Tutta la scena mi conosce, mi fa un applauso. Io sarò solo un fallito, ma non sono scrauso. Bravo. Questo è importante. Almeno ho preso una posizione. Te no. Non sento le persone, me ne fotto. E voglio portare il sole bene sotto. Questo mi piaceva. Mm. Voglio portare il sole bene sotto perché non arriva a tutti. E io lo vorrei troppo. Sembra anche un po' Johnny Scandal, però va bene. Sì, però è detto in una situazione differente, sì. Capito? So che non sono Dio, ma lo voglio diventare davvero. Ti prego, ti prego, ti prego. Dio Knight, fammi vincere il Super Enalotto. Così smetto di fare YouTube. E non c'ho più tutti questi cagamenti di cazzo. Grazie, grazie. Ho guardato la luce diretta di Dio e mi sono accecato di bontà infinita. Purtroppo non puoi di bontà infinita. È stato inondato da Dio. Mi vedi e mi dici sei in volo. Anche nei pezzi così veri tiro fuori il mio cuore nero. Ma bravo, no. Hai schierato, hai preso posizione. Hai preso posizione, cuore nero. Io... Per dire, starei attento la prossima se volta. Mi senti, non sei solo, sei un'unica legione di guerrieri che difende la stessa torre che poi ti difenderà. Non è così il testo. Questo è il testo da ano.it. No, è vero, era un altro questo testo. Ho dovuto fare il pazzo per pagarci la cena. Sono da solo, si stava meglio quando c'era lui. No. Mo che singolo per stare con me è la spada che traccia l'aratro, ma è il cavallo impazzito che il legionario sopra. Ho capito, vabbè. Non ho mai detto, vabbè, poi c'è il ritornello e un altro ritornello. Allora, a parte lo schieramento palese di Night, che comunque è accettabile, diciamo, nel 2016-17 siamo nel 2018, Daniele. 2018, 5088. Ecco perché 88. Quindi Daniele Fumagalli, io lo so che succederà qualcosa. No, ti dico, fermati, non scrivere niente. Raga, titolo clickbait, Night. No, non si può. Sì. No. Mi denuncia. Nazi Night. Mi manda. Nazi Night. Mi manda schioffi. Rompermi i coglioni. Ascoltami Nazi Night. Adesso parliamo in maniera seria. Il pezzo è figo. Il pezzo è pieno di contenuti. Difficile trovare musicalmente, anche a livello di contenuti. Ma anche cantato. Sembrava un po' Yemma anche ogni tanto. Secondo me prende tanto dall'americano. Da quei cantati soul americani che ci stanno. Sulla trap, che figo. Perché non ti ha dato fastidio la trap questa volta? Io dici sono sempre soul, prima stavo soul, mo sto soul, e mo faccio soul, okay. Ho guardato soul. Night, anche questa volta non abbiamo potuto dire niente di male. A parte la tatuta su misura, magari la prossima volta la fai disegnare da qualcun altro. Va bene su misura però, sì, sembravi un breaker pacco. Perché poi cercava anche di fare, no? Sì, però quella era un po' impacciata. Eh sì, perché c'era tutta spessa. Che poi magari è comoda avere i colori, tre colori. No, che cazzo ne frega. Ma poi con questi triangoli, no, cioè, classico. Enzo Mici. Comunque i colori sono tre: Enzo Mici. Bianco, rosso e nero. Un esaurimento così. Per tu! Ciao!
di magia.